Bentornati dal vostro Torre 911. Oggi mi trovo in una terra, questa terra che respira aria di motori. Siamo a Besozzo, in provincia di Varese. Poco distante da qui vengono costruite moto come l'MV Agusta, vengono costruiti elicotteri ed aerei. Quindi oggi potevo farmi mancare un motore? Assolutamente no. Ma per fare cosa? Per partecipare ad una gara di cross country, più precisamente una tappa del trofeo nazionale organizzato da AXI, e il tutto grazie alla collaborazione della cross country dei parchi. Andiamo ad immischiarci in questa gara fatta per muscolari, per gente che pedala davvero con la nostra bicicletta truccata. Il percorso è semplice ma non banale, prevede ben 5 giri da 7 km con 200 metri di dislivello, quindi sì, niente di che, se non fosse che 200x5 fa 1000 metri di dislivello. All'interno della gara quindi ci sarà parecchio da pedalare, diciamo che c'è il 20% di asfalto, questa è una cosa un po' inusuale all'interno di una gara di cross country, però c'è anche da dire che all'interno di questo paesino ci sono delle salite, delle discese e dei passaggi da non sottovalutare, soprattutto quando vi trovate in un gruppo di 200 persone. Attenzione perché qui c'è gente già vista, eh! Attenzione! Buongiorno. E allora vedrò un po' di maglie della Ibex, insomma. Ah sì, oggi sì. Andiamo sul podio. No, ma davanti c'è quello con la bici elettrica. Scusate. Bene, la gente sta arrivando e allora è il momento di trasformarsi, iniziare a mimetizzarsi con i ragazzi pronti per la competizione. Sono più credibile ora? Insomma, però in questa gara starete qui sopra con me. Io non pensavo di partecipare a un rodeo con questi cavalli, comunque. Te l'avevo già salutato prima, ma te... Cavalli di Graziella. Si inizia con lo schieramento. Partiti, applausi! Oh yeah! Abbiamo anche... Andiamo a inseguirli! I vicoli di Besozzo per iniziare con la parte asfaltata di percorso. Vai! Che ci porta all'interno del boschetto. Gruppone partito poco più di un minuto fa, si inizia con delle belle rampe in salita. Cerco di mantenermi un po' a distanza di sicurezza per non andare a rompere le scatole agli atleti qui davanti. Siamo vicini all'inizio dello sterrato, mancano pochissimi metri e si entrerà nella parte di off-road del circuito. Cerco di capire come è fatto il percorso, ma un po' si vede, Non lo so se lo notate, ma davanti a me c'è già parecchia polvere alzata dai biker che mi hanno preceduto, dalle varie classi, dalle varie categorie che sono passate davanti a me. Qualche S non indifferente tra gli alberi per i nostri atleti. Ricordiamo che a bordo di una cross country tutto questo non è scontato. Mamma mia, mi sono fatto superare già da un gruppo, nonostante la superiorità del mezzo con 500 watt di motore che spingono sotto le gambe. Ma questi ragazzi qua, i watt, ce li hanno nei muscoli, ce hanno il sangue che pompa come la benzina nel motore. La prima discesa non era per niente banale, penso che ci torneremo fra poco con altre riprese per vedere un po' di più da vicino come si comportano i nostri atleti. Bella questa S in salita, un altro strappo, mamma mia. Devo dire che pensavo fossero pochi questi 200 metri di dislivello, ma non sono per niente facili da affrontare. Siamo i nostri atleti che stanno già sfruttando le capacità dei loro pacchi pignoni, tutti i denti, neanche fossimo dal dentista. Ricordiamoci che la gara dura circa 40 km, bisogna effettuare 1000 metri di dislivello e quindi bisogna anche valutare, conservare le forze per poter terminare tutti i giri in modo dignitoso, decoroso,
cosa che io non farò, ma questi atleti lo faranno. Ad ogni curva questo percorso mi sorprende sempre di più. Devo dire che non me l'aspettavo. Bellissimi questi passaggi, con la luce del sole che filtra tra le piante per illuminare i nostri atleti. Qualche discesa dove riprendere il fiato, dove poter pensare un attimo a come gestire questa gara. Anche il lavoro fatto dai ragazzi dell'associazione Circuiti dei Parchi è veramente grande. Cross Country dei Parchi, scusate, è veramente grande. Hanno pulito fino a ieri sera, fino alle 8 di sera di ieri, per poter tirare a lucido come un biliardo questo percorso. Belle le sponde offerte in modo artificiale da parte dell'organizzazione. Mamma mia, cosa vanno questi ragazzi sullo scassato con delle bici da cross country. E allora proseguiamo, ora si torna sull'asfalto per pochissimo. Siamo già di nuovo al bosco, dentro al bosco, dentro al bosco. Ale, ale, ale! C'è solo la polvere, la sabbia a indicarci il passaggio di questi atleti che hanno lasciato il vuoto dietro di loro. Che panorami! Guardate che spettacolo! Questo punto del percorso dove i nostri atleti scollinano! Con fatica! E fa fatica, così ci vuole! E ora si scollina! Si raggiunge quella che penso sia la vetta massima del percorso e si passa in questo campo. Guardate che bello, cioè, devo dire che è un circuito che mi sta sorprendendo ad ogni curva sempre di più. Bravi, bravi. Postazione 4 per i nostri atleti raggiunta. Bello, bello, bello. Io devo guardarmi alle spalle perché, cioè, nonostante la bici elettrica, ogni tanto mi arriva qualche missile alle spalle che vuole sorpassarmi, mi fa i fari alti, butta fuori la freccia e sorpasso come una BMW in autostrada che vuole sorpassarti in terza corsia e vuole schiacciarti contro il guardrail. Lasciamo passare. Mamma mia, cosa viaggiano, delle velocità imbarazzanti quelle che riescono a raggiungere questi atleti sulla cross country. Ricordiamoci che oggi la tappa è valevole anche per il campionato nazionale, quindi abbiamo gente che non si fa nessun tipo di problema a spingere sui pedali. Vi assicuro che questi passaggi non sono per niente semplici o scontati. Deo scassato non indifferente anche in questo punto dove si iniziano a trovare borracce e resti di biciclette a terra, segno del passaggio indiavolato dei nostri atleti. Delle esse che si snodano nel bosco. Un circuito, un percorso pulitissimo, largo, ben fatto. Permette anche la possibilità di sorpassare, di creare delle situazioni di bagarre, di sfruttare tutta la velocità che possono esprimere le loro gambe. E giù, un'altra salita, è meglio, e su con questo strappo tra la roccia. Vai, non mollare. Qui i nostri atleti stanno scaricando tutto, tutto quello che hanno sulle pedivelle. Qui si piegano le pedivelle. Qua dovrebbero fare un centro per raddrizzare le guarniture dopo questi strappi. Dovremmo metterci a tirarle dritte queste pedivelle dopo queste tirate. Lasciamo lo spazio, che qua appena c'è un metro di discesa mi passano sopra. Ale, 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 ale! E ragazzi, vi ricordo, se non lo siete, iscrivetevi al canale. Ma di che cosa stiamo parlando? Chi è che vi porta all'interno delle gare in questo modo? Dai! Bellissimo questo tratto! Ale, 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 ale! Dai, dai, dai! Ale, 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 ale! Vai che è tuo! E allora riprendiamo con il percorso
e rimettiamoci all'inseguimento. Continuiamo a riprendere la gara dal punto di vista migliore, quello dei partecipanti. Cerchiamo di seguirli, di captare le loro traiettorie che evitano il fango, che saltano fra le disconnessioni del terreno. Yuhu! 200 all'ora, ragazzi! Si gasa! È ora di frenare! Tra le curve! Pronti a un nuovo strappo che arriva inesorabile! Sotto le loro ruote! Passano i concorrenti senza paura! Il pubblico li incita! Minchia che tifo! Dopo si dice che non si fa fatica a fare il tifo. Ale, ale, ale. Devo mettere un disco registrato, un megafono, qualcosa che parli per me. Al mio posto. Via, si riparte. Altro strappo, altra corsa. Ma che dico, altra corsa? Altro giro, perché qui non si lascia niente al caso. Salite fra le radici. Disconnessioni sotto le ruote dei nostri atleti. A 200 all'ora. Ale, ale, ale! Facciamo un po' di tifo. C'era un solo gruppo pronto ad urlare lungo il tracciato e l'hanno fatto. Sono strappati le corde vocali per questi atleti. La ciabatta tecnica dei nostri Marshall ci accompagna lungo il tratto in asfalto che porta al centro di Besozzo, dove davanti al comune si passa sotto la linea dell'arrivo per un altro giro. Ricordo che 4 sono i giri che devono affrontare i nostri atleti. Ale, 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 ale. Passaggio davanti al via per i nostri atleti. E ritorniamo a inquadrare le parti più complicate, le discese più tecniche del GP di Besozzo. Cerchiamo di immortalare la bellezza di questi passaggi, vi dirò, non è semplice. Si passa dal sole alle tenebre nel giro di pochi metri. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave, but you notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink. Tranquilli, tranquilli. Fumo per effetti speciali. Heart it race, so catch me if I fall. Fasi finali della gara, portiamo a termine anche noi il percorso. Passiamo col rosso, che bello. Ale, 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 ale. Io ho fatto 2 giri, però l'abbiamo portato a casa anche noi. Andiamo a vedere i festeggiamenti. Oh! Che soddisfazione comunque arrivare al finale. Contenti allora? Ah, io mi sono divertito. Sì, è stato molto bello. Devo dire che inizialmente ero un po' scettico sul tracciato. Per dire, anzi, salite, discese. Sali e scendi, quindi non ti mollava mai, avevi il rilancio. Pietre, mica pietre, bello, bello. Niente di scontato, alcuni passaggi erano veramente belli tosti. Ottimo. Complimenti ottimo. All'organizzazione. Grazie mille, Aldo. Grazie, grazie. Come è andata? Come ti sembrava il percorso? Bello, bello. Percorso bello. Allora, si viaggiava bene. Si viaggiava bene. Non è stato previsto quel vento forte che c'è stato in Italia. Gente, tutto professionale. Come noi, come noi, come noi. You got it all on tap. I'm loving your vibe. Always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Premiazione per il primo.
prime tre società classificate. Guardate la maglia per il campione nazionale Axel. Benissimo, passiamo. E premiazione per la categoria debuttante. Io. Categoria donne. Francesca, Silvia, buon ricordo. Categoria donne B. In realtà non so cosa significa A e B, ma se lo sapete scrivetemelo qua sotto nei commenti, almeno lo capisco anch'io. Grazie. Mi raccomando per foto, video. Dopo donne A, donne B, abbiamo donne C. Al nono posto del team B-Bike. Passiamo alla categoria Gamerina. E ora Senior B, se non vado errando. Ragazzi, e facciamo un bel applauso anche per Real Time. Marco, ci sei, Marco? Erano i Senior A, adesso passiamo ai Senior B. Fotografie. Applausi. Grazie. Grazie. Super Gentleman C. Veterani A. Gabriele Pollini. Eccoli qua. Guardate l'obiettivo. Applausi in pubblico. Veterani A. Gentleman. Guardate l'obiettivo per le foto dei nostri fotografi. Gentleman. Complimenti anche a voi, grazie. Penultima categoria Super Gentleman A e Super Gentleman B. E allora è il caso di dirlo, da Besozzo è tutto. Come sempre voi ricordatevi di iscrivervi al canale, cliccare mi piace, commentare questo video, perché sennò non si fa nulla. Ah, qui c'è il pubblico, coloro che urlavano.